Maybe we can speak about it a little bit about the match, then we will do it. Well, the match started on a good foot. They left me open to start with, which just opened the floodgates for an all-out good offensive game for me. I don't want to sit here and take all the credit. This is definitely a team win. My teammates kept feeding me the ball, getting me the ball in the right positions. It was just great to come out with somewhat of an easy victory with 2 points in the championship. È una partita che è iniziata già sotto i migliori auspici, dall'inizio i compagni sono stati noi a metterlo in ritmo, lui ne ha approfittato e fin dall'inizio si sentiva cioè, confidence con il nostro, a suo agio con il canestro e quando le cose iniziano bene è più facile farle proseguire bene e così è stato. È stata poi una vittoria del team perché è vero che lui ha fatto 12-40 con 12 triple, però sono stati anche bravi compagni a metterlo in ritmo giusto. It's your high in career now? Or no? Not yet, tell me yes. This is my new career high in 3-pointers made and points in a game. Dice che il suo record sia come posso point? Points. Points and triple, most of them. Sia come punti che come numero di triple è il suo record. I've made 9 threes 4 or 5 times before. Ho fatto 9 triple già 3 o 4 volte, ma 12 non era mai arrivato. And you were keep on trying to do more and more. I wanted to stay in, but it's not about me. It was good to let some of my other teammates play, get more confidence in them, and see if we can build a stronger team. This isn't about me. What happened this week that I think that no one has lost any energy? I don't know, it's like you have more and more energy all the time. It's like... Marta dice, ok, la tua prestazione è super, ma si vede che anche gli altri ragazzi hanno avuto un'energia incredibile dall'inizio alla fine. Quali sono i fattori, le chiavi di successo che vi hanno portato ad essere tutti così in forma dall'inizio alla fine? Our energy, I guess, we just fed off from the cup and our fans being here. It was great to have a lot of support here tonight. Coach has done really well with keeping us well rested and what we need to do for each game. And it's been great. He's understood that our bodies are tired and he's taking care of that for us. Allora, una vittoria di squadra, nel senso che i ragazzi, tutto il team ha giocato bene e questo è frutto non solo dell'appunto del lavoro in palestra ma anche di avere così tanti tifosi che seguono la squadra. È stato bellissimo vedere così tanta gente al palazzetto, nonostante la stanchezza della scorsa settimana gli ha dato una spinta ulteriore. La stessa cosa il coach in settimana è stato grande, ha lavorato bene con tutta la squadra e i risultati della domenica si vedono durante la loro settimana. I'd like to give a shout out to Roberto Morocco e anche a Roberto Morocco che è il nostro preparatore atletico che sta facendo un ottimo lavoro. So it's like adrenaline more and more. Keep pushing something. Definitely when we have fans behind us it's a lot of adrenaline pumps into our veins, but like I said we've done well as a squad to keep or maintain our bodies in a good shape. L'adrenalina gli arriva anche dai tifosi che hanno dato una spinta ulteriore nonostante la stanchezza di questi giorni. È stato bello giocare stasera qui e vincere per loro. Were you expecting in October, September, October to have a team in this condition, honestly? I don't expect anything. I take it day by day. I'm not going to tell you what's going to happen 3 days from now. I only take it one step at a time. Ragioniamo step by step, cioè una partita alla volta. Le cose stanno andando molto bene. Inizio stagione magari non ci aspettavamo di essere così bene, però viviamo partita dopo partita. Sta andando bene. And what do you think Angelico Biella can do? From your dream. Dove può arrivare la squadra? What do you think? I mean, our ultimate goal is to win the championship, but I mean,
right now we're focusing on Imola. È ovvio che l'obiettivo è quello di vincere il campionato, però ripeto, ragioniamo partita dopo partita, pensiamo subito alla partita di Imola. Alan, what do you think when you shoot the ball and miss and shoot and miss and shoot again? What do you think? What is the secret? Shooting takes confidence. You have to have confidence in your own shot. I can miss 5 in a row and then hit 10 in a row. I'm not going to stop shooting because I missed 3 shots. I'm here to shoot the ball. I'm not here to pass up shots that I'm supposed to shoot. Obviously, if I miss 10, then I need to figure another way to get points. Dice, lui non è uno che ha degli scrupoli di tirare, cioè se sbaglia la prima, sbaglia la seconda, lui prova ancora a tirare la terza, perché il ruolo di un tiratore è quello di continuare a tirare e diciamo diventa più a suo agio, diventa più confident continuando a tirare. Però se sbaglia, cambia. Sbaglia l'attitudine, certo. Giusto. But if you realize that something is getting wrong, then you change your way, correct? Yeah, you have to find a way to get your confidence. Figure out something different. Altre domande? Grazie.